È un momento estremamente difficile quello dell'olivicoltura toscana, messa a dura prova dalla globalizzazione dei mercati e dalla conseguente esasperazione della concorrenza in cui tutti corrono verso il ribasso dei prezzi. Occasione per rilanciare il settore olivicolo e oleario e Medoliva, manifestazione fieristica dedicata alla fiera dell'olio extravergine di qualità organizzata da Arezzo Fiere e Congressi. Da un lato sono esposti tutti i produttori di macchinari e espongono tutti i produttori di macchinari e attrezzature per la raccolta e la produzione olivicola, mentre in un'altra area del padiglione espositivi espongono i territori quindi con la presentazione di tutti quelli che sono le produzioni di vari territori del bacino mediterraneo. La Camera di Commercio di Firenze, attraverso il proprio braccio operativo, l'azienda speciale Metropoli, porta il proprio contributo fatto di attività di ricerca, consulenza e assistenza tecnica alle imprese agricole di settore presenti a Medoliva. Metropoli, attraverso l'attività della divisione laboratorio chimico, ha realizzato la selezione regionale degli oli d'oliva certificati DOP e IGP prodotti nella campagna olearia 2011-2012. Metropoli si è occupata di tutte le fasi della selezione più tecniche. La selezione è stata fatta su base sensoriale, cioè gli oli che hanno potuto poi accedere alla selezione e su cui è stata riconosciuta una qualità eccellente sono stati sottoposti ad analisi sensoriale dapprima, e sui prodotti poi selezionati sono state effettuate numerose analisi chimiche per caratterizzare il prodotto. Prodotto il cui rilancio non può prescindere dunque dal supporto dell'amministrazione pubblica. La Regione si impegnerà rapidamente a presentare un piano olivicolo toscano che sia integrato a supporto di quello europeo e di quello nazionale, verso i quali chiediamo con insistenza e forza che vengano proposti e realizzati. È un contributo che si sta dimostrando fondamentale e straordinario, quello cioè di recuperare la forte attenzione alla qualità del prodotto. La Regione Toscana fornisce finanziamenti per dei raggruppamenti di soggetti afferenti a un determinato settore, in questo caso l'olivicoltura, dove sia soggetti scientifici che soggetti imprenditoriali si uniscono per realizzare dei progetti che abbiano proprio come finalità il trasferimento delle innovazioni messe a punto con la ricerca nella realtà produttiva. Il ruolo degli enti di ricerca e pubblici è fondamentale, perché attraverso la messa a disposizione di appropriati bandi si mettono insieme, si coniugano aziende e enti di ricerca.